Amici telespettatori, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi ho portato al di sopra dell'abitato di Vallecchia. Vallecchia è un paese, una frazione del comune di Pietrasanta. Al di sopra, dicevo, ci sono due località interessanti. Una si chiama Solaio, che ci richiama qualcosa di solare, e l'altra si chiama Vitoio, che ci richiama qualcosa che ha a che fare con le viti. Attestazione di come già nell'antichità in queste zone si coltivasse la preziosa essenza, pianta che dà il vino. Ma torniamo a Solaio. Solaio quindi non ci dice soltanto che è un posto isolato e da solo, ma soprattutto che riceve il solatio, cioè ovviamente il tempo di sole. Secondo me qui c'è una pianta che, pur non essendo nostra ma arrivata qualche secolo fa, esprime proprio il concetto del sole, e perciò in questa pillola etnobotanica ve ne vorrei parlare. Seguitemi. Dunque, eccola già inquadrata la pianta in questione. Si tratta di un topinambur, questo è il termine più comune con il quale la pianta è conosciuta sul territorio nazionale. Scientificamente, invece, è un Helianthus tuberosus delle composite o asterace, una pianta che è alimentare, ovviamente nel tubero, per realizzare una serie di pesti o di salse che accompagnano talvolta delle tartine, possono anche condire una pasta, oppure anche un piatto di bolliti e di carni che tradizionalmente appartengono alla cultura della regione italiana del Piemonte. Il Piemonte in effetti ha trattenuto per lungo tempo la ricetta e anche l'abitudine di adoperare questa pianta, che si può trovare sotto forma di tubero anche nei loro supermercati, anche nei negozi. Devo dire la verità, questa abitudine non è solo piemontese, adesso si è espansa in gran parte del centro-nord Italia. Chiamata volgarmente anche rapa tedesca, oppure chiamata anche carciofo di Gerusalemme, perché ha un sapore, la radice, che effettivamente può ricordare il carciofo più comune. Una pianta ottima, gustosissima, che però ha anche diverse proprietà medicinali. Helianthus, un po' come il girasole, Helios, il dio del sole del mondo greco, e Anthos, fiore, fiore del sole, Helianthus in questo caso tuberosus. Una pianta emblema del sole, nella morfologia e nel simbolo, certamente, una pianta, dicevo, con qualche importante proprietà medicamentosa. Fortemente tonica, una pianta che rischiara la mente quando c'è bisogno di concentrazione. Sto parlando dell'utilizzo propriamente del fiore, che viene macerato alla stregua dei moderni fiori di Bach. Giunta nella nostra terra e nel continente europeo dal mondo americano e soprattutto dal Canada, dove questa pianta è effettivamente una pianta selvatica, oggi però inselvatichita, come potete vedere anche dalle nostre parti. Una pianta che ha persino un aspetto gradevole e quindi una pianta utilizzata come ornamento, effettivamente un fiore tanto gradevole da occupare porzioni di giardino, piccole aiuole, oppure qualcuno che la gradisce parecchio la mette anche in veri e propri vasi. Il topinambur è una pianta medicinale, perché nel mondo americano le tribù americane che vivono nel contesto dei grandi cinque laghi, quindi la zona dell'Ontario, del Michigan, per intenderci, hanno sempre utilizzato questa pianta come rimedio adatto per defaticare l'organismo, per dare energia, per dare anche un aumento della volontà quando si deve portare avanti un compito importante. Helianthus tuberosus delle composite. E
allora, dopo questo viaggio legato ai miti del sole, Marco Pardini vi dà appuntamento a un'altra clip etnobotanica. Oggi siamo stati nel comune di Pietrasanta, Vallecchia, Solaio, Vitoio, Castello. A presto! Sì, però iscrivetevi al mio canale YouTube.